Buongiorno a tutti, oggi andremo a realizzare questo modulo che io ho chiamato funghetto perché appunto ha questa forma a cappellino. Questo è il davanti e questo è il retro. Allora, i materiali che ci servono sono scritti nel box info. Allora, per prima cosa dobbiamo infilare sul lago. Oh, comunque vi faccio vedere il filo, io uso questo. Dobbiamo infilare sul lago 4 perle da 6 alternate a 4 rocaille 8-0. La sequenza, si mette a fuoco, ok, 4 perle, 4 rocaille, 8-0, chiudo a cerchio, faccio 3 nodini e taglio il filo. Allora, arrivati a questo punto, vado a caricare sul lago 5 rocaille, 8-0 per fare degli archetti sopra le perle. Per cui 1, 2, 5 e mi vado a infilare nella 8-0 successiva. Ecco qui, continuo anche nelle altre due perle. Arrivato a questo punto mi trovo a uscire appunto dalla rocaille 8-0 del primo giro. Mi vado a infilare nelle prime due dell'archetto, salto la terza e continuo con le ultime due per accentuare le puntine. Mentre su questo spazietto metterò un'altra 8-0 di un altro colore, per cui infilo nelle prime due, salto la terza, ultime due, e nello spazietto metto un'altra 8-0. Continuo così per tutto il giro. Arrivati a questo punto devo infilare due bicono da 4 mm sul lago e mi vado a infilare in questa puntina, in questa rocaille diversa. Altri due bicono. E mi vado a infilare nella puntina. Ecco qui. Faccio così per tutti i lati. Finito il giro mi trovo a uscire con il filo da uno dei due bicono. Al centro, appunto dei due bicono, andrò ad infilare una 11-0 e mi infilerò direttamente nel bicono successivo, saltando la 8-0. Così. Ancora 11-0, secondo bicono e diciamo primo bicono. Ultima volta, ultimo ok, così per tutte le coppie di bigono. Ora, uscendo da una rocaille 11-0, carico sul lago una 8-0, un cipollotto 6x8 e una 8-0 e mi vado a infilare nella 11-0 successiva. No, mi si è sfilato il filo.
dicevamo, una 8, un cipollotto 6 per 8, un'altra 8, dove vai? E vado nella 11-0. Ancora una 8, un cipollotto 6 per 8, una 8 e il rocaille 11-0. Faccio così per tutto il giro. Allora, per stabilizzare un po' il lavoro, faccio un giro di solo filo su tutte queste ultime perline, saltando la 11-0 in questo modo. Allora, ho finito anche di consolidare quest'ultimo giro e come vedete tirando il filo deve già cominciare a leggermente incurvarsi. Ora cosa farò? Uscendo da una delle rocaille vicino al cipollotto andrò a infilare 5 rocaille 6-0, 1, 2, 4 e 5 e mi andrò a infilare nella rocaille dopo il cipollotto. Ancora 1, 2, 5. Esco dalla 8-0 prima del cipollotto e mi infilo nella 8-0 dopo il cipollotto. E faccio così per tutto il giro. Arrivato a questo punto, sono entrata nelle prime 4 rocaille 6-0 di un archetto, infilo una perla da 6 e mi infilo dalla seconda alla quarta rocaille dell'archetto successivo. Ancora, infilo una perla. E praticamente mi infilo soltanto nelle tre centrali, così. Più vado a tirare il filo, più si incurverà. Allora, come vedete, il nostro componente si sta incurvando. Ora esco da una perla, infilo sul lago una 6-0 e mi vado a infilare nella 6-0 centrale. Ancora una 6-0 e mi infilo nella perla. Devo andare a fare questi dentini, per cui una 6-0 e mi infilo nella centrale. Una 6-0 e mi infilo nella perla. E vado sempre a tirare, non vi preoccupate se vedete che il filo si discosta. Ancora faccio così per tutto il giro. Ok, a questo punto esco con il filo da una rocaille 6-0 vicino alla perla che fa parte del giro precedente di questi dentini. Allora, quando mi troverò questo tipo di spazio, andrò a mettere un bicono da 4. Quando mi troverò la perla sotto, andrò a mettere 5 rocaille 8-0 del colore che abbiamo scelto e mi vado a infilare ovviamente nel dentino dopo la perla. Ancora bicono, e 5 rocaille, 5, e faccio così per tutto il giro.
Ora, come ultimo giro di consolidamento, andrò a fare lo stesso lavoro che ho fatto in questi pico, ossia, quando mi trovo davanti a questo archetto fatto di 5 rocaille, entrerò nelle prime due, salterò la terza e andrò nella quarta e nella quinta. Queste tre le infilerò tutte, le prime due, salto la terza, la quarta e la quinta. Le prime due, due, salto, la quarta e la quinta. Queste le prendo tutte, tutte e tre. Due. Salto, 4 e 5, così vedete che vengono le puntine molto più definite. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, apparentemente il nostro componente sarebbe finito, solamente che non avendo dei rinforzi dietro c'è il rischio che si deformi. Il filo elastico, cioè il filo questo di nylon che ha comunque una certa elasticità, è molto importante perché dobbiamo fare in modo che la nostra lavorazione possa subire questo movimento. Perché? Perché adesso andremo a porre queste perle a ragnatela, come vedete, all'interno. Di mettere a fuoco. E così potremmo anche mettere il rivoli che non si vede più di tanto, però aiuta a dare alla cupola una certa consistenza. Allora, vado a rimettere il filo che ho finito e andiamo avanti. Mi porto ad uscire con il filo da un cipollotto e andrò a mettere una perla tra un cipollotto e l'altro. Così, semplicemente sopra. Ecco qua. Ok, devo andare a mettere a punto delle perle tra i cipollotti e fare un giro e mezzo di consolidamento. Ci vediamo alla fine del giro. Ho finito di mettere le mie perle, ho fatto un altro giro di solo filo per stringere e adesso mi porto con il filo da una perla direttamente a questa puntina e andrò a mettere altre perle tra una puntina e una 8-0 di diverso colore. Un'altra che andrà a infilarsi qua in mezzo, una qui, una qui, una qui per tutto il giro. Facciamo un paio di passaggi insieme. Ho le mani sudate, lago corto, non so. Ecco, vado a prendere un'altra perla. E mi infilo nella puntina. Vado a prendere un'altra perla e mi infilo in questa rocaille 8-0. Ok, anche qui finito il giro farò un ulteriore giro di solo filo per consolidare. Allora, ho finito il mio lavoro. Prendo il mio rivoli, lo infilo qui, giro il lavoro,
ecco finito il nostro funghetto. Eccoli qua. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima.